Prova. Ok. Signora Veronica, un premio alla carriera, se lo aspettava. No, non me l'aspettavo, ma sono molto soddisfatta di questo perché da 11 anni che ho l'ago in mano e ho 73 anni, sì che penso che sia una cosa molto stupenda, non lo so neanche io cosa dirle. Lei è Il una, massimo. il massimo. Lei è una sarta specializzata, una Sì, pellicciara. una sarta specializzata, modellista e tutto. E poi, punto soprappunto, è una soddisfazione vestire una persona. Oggi è cambiato tanto il mondo del lavoro. Certo, è cambiato tanto e ho cambiato anch'io il lavoro, cioè lavoro diversamente di 30 anni fa. Oddio, E come, cosa fa adesso a differenza? differenza, praticamente anche la pelliccia la lavoro più leggera, non lavoro pesante come una volta, in modo che sia un po' più soffice, più l'adatto il corpo. Non faccio, cioè, conforme la persona, adatto la giacca, guardo la persona, la studio. Perché la studio tante volte quando esce dalla mia porta, perché non è che prendo le misure e poi devo guardare quando esce. Quando esce vedo come cammina, cosa posso farle che le sta meglio. Così dopo anche la sera penso, ma così, ma colì, ma colà. Lei ha sempre avuto un atelier e ha iniziato dal basso proprio. Iniziato proprio dal basso, sono andato a imparare la sartoria da uomo, che è importantissimo, 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo da donna, e poi ho cominciato. Ho lavorato in pellicceria da Mileto e poi mi sono messa a casa a lavorare. Perfetto, adesso mi dà nome e cognome che lo mettiamo qui. E Certo, Biondoro Veronica, via. Certo, ancora la sartoria lei? Dove, in via? via Fusina 16, Grazzana.